benvenuti all'ecosportello di Via Feltri a Belluno per la BC dei rifiuti. Oggi impariamo insieme a Chiara a smaltire o a smistare comunque i rifiuti con la lettera B, come bacinelle di plastica. Beh, le bacinelle di plastica è un po' la novità di quest'anno, possiamo portarla all'Ecocentro dove è stato istituito un nuovo container per la raccolta delle plastiche rigide. Abbiamo sia bacinelle grandi che quelle piccoline. Quelle piccoline, se ci stanno, però possiamo metterle anche nel secco. Se le portiamo all'Ecocentro sappiamo però che vengono recuperate. E se ti dico batteria del cellulare? Beh, sicuramente queste vanno portate all'Ecocentro. I bicchieri di plastica? Questo materiale, i bicchieri di plastica come le forchette, i piatti, creano molta confusione negli utenti, vediamo qua all'Ecosportello, perché molti pensano di poterle mettere nella campana del VPL. In realtà vanno messi nel secco, questo perché c'è una normativa nazionale a monte che stabilisce che questo materiale, non essendo imballaggio, non può essere messo nella campana. Chiara, se abbiamo una vecchia bicicletta, dove possiamo gettarla? La bicicletta, essendo per sua natura anche ingombrante, non possiamo di certo smaltirla nel secco e va quindi portata all'Ecocentro. Qui davanti nel nostro tavolo abbiamo il blister, cioè la confezione a vuota delle medicine, dei medicinali. Dove la gettiamo? Questo blister, essendo un poliaccoppiato, cioè abbiamo della plastica e anche dell'alluminio, al momento non siamo in grado di trattarlo, per cui diciamo di metterlo nel secco. Attenzione ovviamente che se dentro ci fossero delle pastiglie, queste dobbiamo metterle negli appositi contenitori che troviamo dislocati in tutto il territorio dei medicinali scaduti. Ok, ancora una voce per la lettera B, bombolette spray. Le bombolette spray, allora, se sono quelle per alimenti o come per uso per igiene personale, cioè la lacca, il deodorante, e sono completamente vuoti, ovvero dentro non c'è più gas, possiamo metterle nella campana del VPL. Altrimenti, se sono bombolette spray che magari hanno sostanze pericolose, come può essere una vernice, un antiparassitario, mi vengono in mente questi esempi, vanno portati all'Ecocentro. Perfetto Chiara, e adesso un'altra lettera, un'altra parola difficile per i nostri utenti, cioè le buste per gli alimenti. Ecco, questa è un'altra novità, insieme abbiamo visto alle bacinelle, sono le famose plastiche molli, ovvero ad esempio l'involucro delle 6 bottiglie d'acqua, come piuttosto il sacchettino per congelare gli alimenti o le altre plastiche molli che mi contengono altri tipi di alimenti. Questi possono essere portati all'Ecocentro e in questa maniera essere avviati al riciclo. Oppure per chi non ha la possibilità, al momento diamo ancora indicazioni di metterle nel secco. Ti ringrazio Chiara, questa settimana per Lo Sapete Che ci occupiamo appunto dei bicchieri di plastica. Dopo l'uso i bicchieri di plastica vanno messi nel secco non riciclabile anche se puliti. Ma perché, se più delle volte sono fatti dello stesso materiale delle vaschette o di altri contenitori che vanno invece nella campana verde, VPL e quindi riciclati? La spiegazione di questa apparente contraddizione sta nella vigente normativa, che prevede che la raccolta selettiva e i contributi relativi siano previsti soltanto per i cosiddetti imballaggi, cioè contenitori, vaschette, vasetti. Una ragione in più per limitare il più possibile l'utilizzo di bicchieri, piatti e stoviglie di plastica. Dall'Ecosportello è davvero tutto, ci rivediamo alla prossima puntata.